Eccoci direttamente dal centro di Milano. Sale l'attesa per l'Euroderby di questa sera. Quali sono le tue sensazioni? Stasera partiamo forse favoriti, l'assenza di Leao pesa per il Milan, però non si sa mai, è un Euroderby, quindi c'è la possibilità dell'1-2X. Ecco, non so quanti anni avessi nel 2003 e nel 2005, quali sono i tuoi ricordi di quei due Euroderby infausti per i tifosi nero-azzurri? Questo l'ho detto anche prima, avevo 16 anni, ricordiamo ancora la parata di Piatisic a Londra, che il finale è brucia ancora, quindi stasera dobbiamo prenderci la nostra rivincita. Eravamo qui anche quando abbiamo vinto il triplete, quindi ce la siamo presi anche lì. Ecco, allora passo a lei a domandare come vede la partita di questa sera. Tema è qualcosa in particolare del Milan? Beh, ovviamente Leao e anche Fernandez lì sulla fascia, che secondo me è un giocatore di altissimo livello. E comunque è sempre una partita da 1x2, c'è poco da fare. Anche se secondo me l'Inter parte leggermente avvantaggiata, e secondo me è più importante questa partita che il ritorno. Chi può essere l'uomo decisivo? Beh, io penso a Dzeko. Così, penso a Dzeko, perché secondo me partirà dopo Lukaku, penso io, poi Inzaghi è lui che decide. Brozovic o Çalhanoğlu o Mkhitaryan, chi schiereresti a centrocampo? Oddio, io sinceramente non me ne intendo molto, sono qua, questa è la mia prima volta a Milano, la mia prima volta a vedere la partita. Poi rispondo io. Spero di divertirmi e, oddio, per rispondere, quindi lascio la parola. Allora no, ti chiedo, che emozione è come prima partita un Euroderby, che fidati che direi che per i tifosi vale tantissimo e te lo ricorderai per tutta la vita. Esatto, beh, oddio, c'è un'emozione grande e penso che l'apice di questa emozione deve ancora arrivare. E beh, non vedo l'ora. E allora le chiedo a lei chi gioca a centrocampo, che metterebbe a centrocampo anche in attacco. Beh, io vedo in formissima Brozovic, praticamente. Secondo me è lui, perché si parla tanto del discorso che va via. Penso che per lui sia la prova del 9. Io lo metterei sicuramente. Ultima domanda, faccio uguale a tutti. Come finisce il risultato secco? Non voglio occuparmi. Ok. Io basta un 1-0. Per l'Inter, ovviamente. 2-0, Barella Lautaro. Coda al Milan Store. Come va? Come finisce questa sera? C'è tensione? La tensione è molto alta, non ho proprio idea di come finisca stasera, sinceramente. Inter vincerà sicuramente. Ok. C'è tanta scaramanzia, tu che cosa ne pensi? Ma non c'è troppa scaramanzia, non sono uno scaramantico, vada come vada. È bello vedere la partita e vedere quello che accadrà. Quindi se non sei scaramantico, sei in coda al Milan Store, chi vince? Ovviamente il Milan. Direttamente dal profondo sud, dalla Sicilia, dalla bellissima Marsala. Milan Club, Paolo Maldini. Assolutamente. Come va la partita di questa sera? Come andrà? Andrà sicuramente bene per il Milan. Noi siamo convinti, anche se ci sono delle opinioni un po' contrastanti, degli interisti, che dicono che vinceranno sicuramente loro. Ma noi siamo fiduciosi nei nostri campioni. A chi può essere l'uomo deciso della partita? Leo Hernandez. Ti passo la domanda, chi può essere l'uomo decisivo? Giroud. Tutti questi chilometri per il Milan, una passione incredibile. Certo, una passione grande. Da sempre, da padre in figlio. Sarà una qualificazione che si deciderà secondo te questa sera o nell'arco di 180 minuti? Secondo me nell'arco di 180 minuti, i 90 minuti non basteranno. Ma non c'è paura, o meglio, rispetto per l'Inter? Rispetto, ma paura no, assolutamente. Paura di nessuno. E allora, velocissimo, come finisce la partita, risultato secco? 2-2. 1-1, sono anch'io. 2-1, Giroud. Per me va bene anche 1-0.